Buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo di nuovo qua su Transport Fever 2. E niente, oggi continuiamo, finalmente iniziamo a costruire, continuiamo a costruire sulla mappa perché con gli scorsi due episodi abbiamo fatto in generale la presentazione della mappa già avanzato. Oggi continuiamo con costruire e avanzare la costruzione della nostra grande mappa, grande città. Bene. Io direi che possiamo innanzitutto appiattire un po' qua, sistemare un po' qui, che c'è questo aeroporto qua, e poi quanto qua abbiamo ancora tre terminal, 1, 2, 3, esatto, qui c'è il treno che fa il collegamento da lì a lì. E niente, ora invece io direi che possiamo fare un altro collegamento aereo con questa zona qua. Io avevo individuato già questo punto per costruire un aeroporto. Allora, facciamo che costruiamo questo aeroporto qua. Mi piaceva questo aeroporto così. Mi piaceva questo tipo di aeroporto qua. Con... questo aeroporto qua. Ok, qua. Così. Molto bello, grande. Adesso vediamo se ca che la sua capacità degli aerei di quelli grandi o quelli piccoli. Ok, anche quelli grandi, ottimo. Questo aeroporto può tenere anche gli aerei grandi, quindi ci va benissimo. Così abbiamo un aeroporto qua, un aeroporto qua giù, un aeroporto ovviamente nella capitale, qua la scelta più importante, e direi di mettere anche un aeroporto magari qui, questa zona qui. Tanto alla fine la mappa non è chissà quanto grande, quindi alla fin fine gli aeroporti non ce ne mettiamo troppi. Quindi alla fine direi di fare così. Tanto questo fa qualcosa? Zero, niente. Qui c'è una persona. Vediamo se ha trasportato qualcuno. Un poco niente, vedi. Grafici, quanti passeggeri ha portato nel 2000 e 313, 3 passeggeri. Il piccolo ha avuto qua con 11. Bah, poco niente, va sto treno, eh. Infatti resta solo questo treno qua perché sennò è tanto inutile. Questa linea qui invece la trasporta un bel po'. Quindi il piccolo ha avuto con 560 passeggeri in un anno, 511 e l'anno precedente invece 298, sono un po' in calo. Però la linea è in negativo ancora, cacchio. Beh, che dire. Allora, abbiamo costruito l'aeroporto quassù, quindi io direi di fare il collegamento da quassù. Una curiosità, ma Small Airfield, esatto. Asphalt Air, questo qua. Regional Airport. Già un po' più grande, mi sa. Devo fare un controllo un attimo. Perché qua nettamente più grande, sì, assolutamente più grande. Regional Airport 2, ma questo è anche molto più grande. Sì, raga, molto più grande questo. Concrete Asphalt. Cosa cambia? Ah, questo è così, ok. Sì, usano Small Airfield. Questo Concrete Airstrip.
Sì, poi potremmo mettere anche edifici per bellezza un po' in giro, tipo questo qua che è, la roba, è tipo il deposito degli elicotteri con la stazione vicino, quindi potremmo anche fare una cosa più carina, un po' così. Sì, poi tipo questo qua, questo anche non è male perché c'ha il trasportare merci, country, town, penso per le strade, sì. Come anche ci sono un botto di fermate carine che potremmo costruire. Andando giù in fondo, magari. O depositi, molte cose carine che si possono mettere in giro. Del tipo c'è l'ospedale. Se non se lo trovo, ecco qua, vedete qua, tipo l'ospedale. Tipo 2000. Questo carica, vedete tutto l'ospedale. Questo non è male. Cosa possiamo mettere magari nella capitale? Questo qua ce lo ficchiamo dentro da qualche parte un giorno. Qua dentro da qualche parte lo buttiamo l'ospedale. Vabbè, intanto colleghiamo questi due aeroporti. Anzi, no, facciamo, rendiamo bello questo aeroporto. Ah, c'ha solo tre terminal? No, facciamo che aumentiamo il terminal più grande. Sì, sono cargo, cargo. Mettiamoci questo qua, anche con la torre di fianco, esatto, così abbiamo la torre di controllo. E qualche bel prop con per gli aeroporti lo abbiamo? Che ragazzi, anche qua ce n'è sta di roba infinita da mettere, che possiamo mettere in giro. A voglia, tra costruzioni, quella e quell'altra. Sta la caserma dei pompieri, ci sta un botto di roba, raga. Tutti sti treni finti che si possono piazzare sui binari, così, guardate. Posso piazzare sui binari sti treni qua io, anche volendo. Vedete che puoi piazzare sui binari. Perché se ci sta qualche bel prop, magari, possiamo metterci tipo la torre di controllo un po' fuori. Che cacchio è questo? Ma che cavolo? Un tetto per la stazione. Bah. Quanta roba. Ma mi sa che non ci sta un cacchio per invece il. Tipo, guardate qua che bella roba. Cioè, mettete questa piscina in città. Magari mettiamo per esempio. Questi scisti così qui cosa sono? Il golf, no? Il mini golf. Cioè, guarda che bello. Il mini golf da qualche parte ci metti. Ma come stanno un sacco di altri edifici, raga, in giro, che c'è qua dentro. Un botto di roba anche da mettere, cioè. Cioè, volendo si può fare anche questa cosa qua, se vuoi mettere. Questo edificio dove ti passa la metropolitana dentro. Questa è una figata perché ci passa il treno dentro l'edificio così. A parte che lagga un botto. Pure queste strutture in giro per la città possiamo mettere. In una città avevo messo lo stadio io una volta perché era bello. Però devo trovarlo di nuovo perché non so più dov'è. Eccolo, forse qua. No, questo qui è uno stadio piccolo. Großenstadion, ecco qua, arena, guardate qua, tac. Posso mettere da qualche parte l'arena, eh? Lampioncini. C'è una stazione ferroviaria, Dio mio, cioè enorme. Non è sta qua. Scritta Transport Fever. La torre dell'antenna qua. Ah, le chiese che possiamo mettere in giro per stare. Ragazzi, c'è un botto di roba, un botto. Questa è bella anche da mettere da qualche parte. Questa. Ai ai ai. Ma non sa nulla per l'aeroporto. Il Lidl. Sì. Vabbè, basta. Niente, non ci sta un cavolo, ragazzi, qui per questo. Quindi vediamo se.
Ci sta qua dentro, se no niente, no, a posto. Facciamo così, boom, collegato, quindi all'aeroporto. Ora facciamoci la strada esterna. Come strada esterna pensavo di metterci una strada da due corsie, tipo questa qua, mi piace. Però senza marciapiedi elevati non è molto bella. Mettiamoci questa qua, esatto, con la... No, questa qua, sì. Magari sostituiamo con questa qua sotto. Quindi magari facciamo così e sostituiamo la strada attuale. Sì, vabbè, magari non prendendo la ferrovia. Sostituiamo la strada attuale con questa qua che devia all'aeroporto, così. Siamo felici e contenti, togliamo la strada più bassa. L'aeroporto meno un po' trafficato di macchine. E poi ovviamente che ci facciamo? La ferrovia, tutto quanto ci dobbiamo fare. Quindi ci mettiamo una bella stradina qua. Qualche incrocio ci mettiamo perché... Pensavo come stazione ferroviaria di metterci tipo una stazione particolare che non abbiamo ancora mai messo magari, quindi vediamo un po', questa è troppo grande direi per metterla, sì. Questa è sotterranea, direi di no. Queste abbiamo tutte quasi messe. Pensavo di mettere una di quelle delle S-Bahn, tipo questa qua pensavo di mettere. Il problema è che sta solamente di un binario, questa qua. Due binari, cioè. Non è che abbia tantissime scelte, però poi è un aeroporto. Questa invece ne ha ben 4 di binari, due sopra, uno sopra e due sotto, però come vedete ha T. Poi c'è questa qua. Però vedete che c'è solo una scelta, non erano le scelte per aumentare i binari. E poi c'è questa qua che però è un po' complicate. Perché vedete che fa così. Che potremmo, qui potremmo anche aumentare, cioè per due, così, oppure per 2A, oppure mettere qua due di passaggio, esatto. No, queste non mi piacciono, sono troppo limitanti, insomma. Questo è troppo grande. Questa è la monorotaia. E se mettessimo la monorotaia in questo aeroporto? Guardate che bella. Cos'è che cambia? Boh. Vabbè. Mettiamo se no niente. Bando alle ciance. Mettiamo una stazione classica, tipica da... O se no mettiamo questa qua. Vediamo un po'. Questi mi sa che si possono aumentare? No, i binari non possono aumentare qua. Questi ce ne stanno solo due. Difficile scelta per la stazione ferroviaria qua, devo dire. Non ho mai avuto una difficoltà così grande. Qua, se no possiamo mettere anche quelle stazioni qui sopra elevate, però solo due binari.
Ragazzi, tanto complicato mettere la stazione, mamma mia, sì, direte, sì. Anche qua, vabbè. Stavo, ma ho cacchio di possibilità per aggiungere i binari qui. Tutte così, oh, tutte. Vabbè, facciamo solo due binari, tanto cosa che gira? No, in realtà ci sta qua. Questa, no, facciamo più binari. Mettiamoci una stazione classica, via. Questa qua. Un episodio è andato praticamente per capire che stazione ferroviaria mettere. Sì, assolutamente, ragazzi. Questa qua mi piace, come stazione. Facciamo da 100 me 20 metri, 4 binari. No, ho deciso. Useremo questa qua. Questa qua senza strade e ne faremo due. Wide, no, banded così, esatto. E ne metteremo ben due, signori. Le stazioni. La lunghezza la mettiamo da 120, non si sa mai. Tanto da 100, tanto non è express dell'aeroporto, non si fermano treni a lunga percorrenza. Mettiamo una qua. Attaccata ai alla città, alla città, alla questa, e ne mettiamo una di fianco attaccata. Vediamo se funge, se va il collegamento appena la costruisce. Vediamo se va il collegamento invece tra stazione e stazione, così possiamo esattamente quello che volevo, così tac. Così ne abbiamo due, che sono una attaccata all'altra, e entrambe fanno per la strada dell'aeroporto, per l'aeroporto. Tanto entrambe si collegano così. Perfettissimo, ragazzi, è proprio quello che volevo. Allora qua passa la freccia bianca. 200 km orari. Poi ci facciamo la strada che passa qua sotto. Ecco qua, tac, le stazioni sono piazzate, sono a posto. Così abbiamo pure i attraversamenti pedonali qui per le persone. Possono attraversare la strada per andare di qua. E poi ovviamente cosa facciamo? Ci mettiamo anche i parcheggi, ci si può un multipiano, abbiamo questa cosa qua. Ci buttiamo dentro qua giù magari. Dopo mettiamo la ferrovia così. Bene. Tanto abbiamo collegato questa qua. Poi facciamo la linea aerea. 1 e 2. La chiamiamo aereo 02. Aereo 02. Poi facciamo 1 e 2. La chiamiamo aereo 03. Intanto sull'aereo 03 ci mettiamo già un volo, un aereo già. Che c'erano quelli ieri che avevano la livrea. Boeing 737 della Ryanair, esatto, avevo trovato. Ci mettiamo due aerei di Ryanair sull'aereo 3.
Salina mi hai trasportato qualcuno? Sì. Beh, dai. Buonasera. Poi. Ieri, magari esatto, ora uno decolla subito. Ok. Quindi già abbiamo la linea aerea, la rotta aerea. Ora dobbiamo fare il collegamento. C'è gente? Pochissima. Poca gente si sposta da Torino qua. Potrebbe fare di più. Cioè lo sfruttano più in altre zone, sto tenendo qua, perché alla fin fine il via di porta ben persone, ma più in altre zone. Cioè, vedi qua, 307, ma un'altra, solo giù in fondo di qua. Questa tratta qua, sposta più gente da qua a qua. Vabbè, manca una tratta regionale, mi sa lì. Quindi qua abbiamo l'aeroporto, collegato alle stazioni. Ora si tocca solo collegarlo effettivamente alle stazioni. Un treno per l'aeroporto solitamente è quasi una metropolitana, quindi non lo farei viaggiare più di 90 km orari personalmente. La teniamo dritto, perché la teniamo sempre sospesa. Tac. Comunque, io direi che per questa volta può andare bene così. Abbiamo fatto l'aeroporto, ho fatto le stazioni esterne. So che non è tanto, abbiamo perso troppo tempo per cercare il prop, cioè l'item, vari prop per mettere, decorare, e poi un sacco di tempo per decidere la stazione. Vabbè, per questa volta intanto è tutto. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente ragazzi, vi ringrazio ancora per essere stati con me. Speriamo di vederci nel prossimo episodio e ciao a tutti.